Buongiorno, mi chiamo Anna Rosa e bentornati e benvenuti sul mio canale. Dico il mio nome per chi si è iscritto da poco, come una brava content creator, devo dire tutte queste cose, come ho anticipato nel mio short che ho pubblicato ieri, che ha avuto tanto successo. Grazie, 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 grazie per tutte le belle parole. Dunque, siamo a fine mese, prodotti finiti. Bisogna dire pure come si è vestiti. Ho due collane verdi, una viola, una casacca e un paio di cargo verdi in tessuto militare. E avevo anche un giubbotto militare che sono andata a fare la spesa, ho fatto gli auguri a un mio amico che ha fatto il compleanno ieri e lui mi ha detto: che stai andando a fare la guerra? Dico sì, la vado a fare la guerra ai prezzi. Ecco, questo non era propriamente un gergo da content creator, ma insomma, prodotti finiti, ne abbiamo di un po' anche make-up e per cui vado avanti. Allora, intanto inizio con quella che mi preme di più, che è il siero di vitamina C della Geek & Gorgeous. Continuo con passione ad utilizzarla perché fra le serie di vitamina C, questa è al 15%, fra le serie, la vitamina C con L-ascorbic acid, di questa fascia di prezzo è anche un pochino più alto, è quella formulata al meglio in assoluto, non ingiallisce, non ossida, cioè non ingiallisce, non ossida, a meno che voi non lo dimentichiate e non la utilizzate. Voglio fare un tentativo, aggiungere una puntina di L-ascorbic in polvere per vedere di potenziarla un po', ma è un tentativo che faccio per conto mio e metterò nella boccettina piccola che aveva consegnato a primo ordine, che avevo ordinato al primo ordine con Geek & Gorgeous. Adesso l'ho ordinata, faccio vedere, no, ce n'è un'altra in consumo. Insomma, magnifica, non c'è da cambiare. Per fare spazio in frigorifero, dove stanno le altre, ho lasciato dei cadaveri eccellenti che vi recensii tantissimo tempo fa, perché la mia storia con la vitamina C è lunghissima, per cui ho preso diverse cantonate. Vabbè, allora, questo è la Roche-Posay alla vitamina C al 10% che si ossidò subito e adesso non ve la faccio vedere, ma è proprio, cioè, mi fa schifo solo a guardarla. Ma l'ho tenuta proprio per far vedere quanto tempo impiega, cioè se non si usano, già era gialla quella di suo, ma se non si usano, in quanto poco tempo rimane gialla. Poi c'era questa della RV Lab, anche questa un cadavere eccellente, costosa. Queste fanno parte dei cadaveri che ho mantenuto per buona memoria, ma questi qui li butto, ve ne avevo già parlato di questo e ci sono i video riguardo, semplicemente perché li butto perché, ripeto, nel mio frigorifero faccio spazio nell'area skincare, quello che tengo lì. Allora, qui ho finito un profumo. La passione per il mare, io cerco di averla anche durante l'inverno e prima di trovare quello giusto, ce l'ho quelli giusti, ce li ho, però non sono mai abbastanza. Ho preso Fior di Salina dell'Erbolario, mi è piaciuto, l'ho finito, io lo uso anche d'inverno e devo dire che mi piace molto. Stamattina ho messo. No, proprio non c'è. Ah no, mare. È buonissimo, mi piace e mi piace anche la formula da portarsi. Probabilmente lo riprendo. Note di bergamotto, cordomarino,
Galbano Iris e Assoluto Delicrisio. Ecco, è un Made in Italy, vabbè, l'erborario lo conosciamo. Sì, mare, ma ancora mare no. Di lozione esfoliante all'acido salicilico al 2% io continuo a utilizzarlo perché fa bene, sappiamo che cosa fa nella pulizia dei pori. Vi avevo parlato più approfonditamente dell'acido salicilico, questa è una soluzione che prendo in parafarmacia, ma ultimamente ho aumentato il prezzo al 2%, cerco di trovare qualche cosa al 2%. Insomma, è vero che la materia prima costa, questo sono 100 ml, la materia prima costa, però insomma è arrivata a un prezzo un po', devo gironzolare fra PharmaSave, PharmaE e via dicendo. Acido salicilico lo ricompro, forse non questo assolutamente. Ho finito di The Ordinary, il Marine Hyaluronic, che in fin dei conti io utilizzo. Voglio dire come tonico, però come tonico non è proprio solo allo ialuronico, ne uso uno spray della Geek & Gorgeous che vedrete, credo che l'ho ordinato, che vedete, ma ce l'ho ancora in uso là. Quindi questo Marine Hyaluronic non so se prenderlo o meno. Io recentemente con The Ordinary solo alcuni prodotti credo che prenderò, ma non tantissimi, perché per esempio il Buffet, da quando presi l'ultima confezione, che fecero anche uno sconto la confezione del 60 ml, non la mettevano più in produzione perché ne facevano una con il rame, e quella con il rame che facevano anche prima io, Copper Peptide, non li uso perché è controindicata da combinare con altri attivi che uso. Quindi, perché ho finito a parlare? Insomma, questo Marine Hyaluronic è buono, però 30 ml vale la pena di prenderlo e utilizzarlo come tonico, non come siero ialuronico? Non lo so, ci devo pensare. Intanto lo metto via. Poi ho finito di Orbai, Oribe Orbai, il secondo shampoo di Silverati. È inutile, questo brand è eccezionale, non ha paragoni, ma chi ha visto l'ultimo video mio dell'Hall, quello incasinato con tutti i rumori, vedete il mio, gli operai sono in silenzio, l'ho detto prima che sono in pausa. Delle volte non fanno neanche la pausa. Ho avuto una grandissima occasione di prendere la maschera Silverati, per cui cercherò di andare avanti con la maschera Silverati e lo shampoo forse no, lo riprenderò, ma lo riprenderò. Questo della linea Orbai, la linea Orbai assieme a un'altra linea che adesso non mi sovviene, per chi ha i capelli bianchi e grigi li lascia naturali, per chi fa i colpi di sole, le mesh o lo chatouche e diventano rossastre, cambiano colore, questa ha diverse linee, ma è costosa. Ma comunque anche questa è una linea antigiallo. Per chi non vuole spendere tanto come Orbai, prendo della Keratin No Yellow Phyto Relax Professional. Questo è un trattamento antigiallo e credo che ne ho anche di un altro marchio. Questo qui si lascia sui capelli biondi e decolorati e si spruzza e si lascia su. Il problema è spruzzarlo dappertutto e poi pettinarlo, ma insomma è dedicato a chi non vuole spendere tanti soldi, ma un buon prodotto. Ha quel sapone e questo qua ci sono ancora capelli. E vabbè.
non lo riprendo più perché niente. Ho finito, non me ne avete sentito parlare tanto, ma ho finito di questo brand che si chiama Jo Maison Jo, con cui mi avevano inviato i prodotti, avevo un codice sconto, credo che sia ancora effettivo. Questa è l'unica bava di lumaca che non mi irrita il viso. Io non lo so perché la bava di lumaca mi irriti al viso. Infatti, l'ultima crema IMIM che mi ha inviato alla bava di lumaca, la sta utilizzando una mia amica, ne è felicissima. E ne voglio parlare prossimamente con lei e sentire un po' come va. Io sono Drusilla e lei è Ornella. Sì, Ornella, vabbè. Quindi la ricompro? No, perché uso altre cose. Questo è un buon marchio, prodotti in vetro, un buon marchio. Ho finito, perché ce n'avevo ancora un altro, il Day Go To Sunscreen di Purito. Allora, l'ho finito proprio stamattina, tubo tagliato. Questo se la batte weightless e scentless, senza dare brillantezza al viso, è molto leggera. Non è leggera come quella di Beauty of Joseon, che sapete ho già ripreso e consumo da tempo, ma non la ricompro perché sono felice per il momento per il viso con Beauty of Joseon, che mi va benissimo sia d'estate che d'inverno. Non sto facendo tanti mia family. Allora, ho finito, butto perché le uso molto poco, di Dr. Organic, un rose 8, rosa bulgara, un contorno Overnight Moisture Repair. Allora, la rosa bulgara, per chi non lo sa, è la rosa più profumata in assoluto, è quella che usano nelle essenze, e le essenze molto costose. Io mi ricordo la comprai da Shanghai, dalla Svizzera, l'olio essenziale di rosa bulgara, e oltre ad essere usata in profumeria, è un ottimo eccipiente per la cura della pelle. Avevo due confezioni di questo Dr. Organic. Io non sono molto costante sul contorno occhi, nel senso che lo uso o non lo uso, di questo ne ho parlato già diverse volte. Lo uso e non lo uso, dipende da come mi sento, com'è la pelle, perché tanto io sul contorno occhi applico tutto quello che applico sul viso, sul collo e sul décolleté, ed in più faccio i trattamenti di luce LED, radiofrequenza, perché arrivo anche qui su questa parte qua, non più vicina al coso. Insomma, non lo vedo tanto necessario se non in alcune occasioni. Quindi lo ricompro questo di Dottor Organic? No, perché cioè, non credo, non ho particolari esigenze se non quello di idratare, ma sinceramente con la mascherina LED, quella che si tiene solo 3 minuti di Current Body, vado benissimo. Ho finito questo schifosissimo, no, è ottimo, eh? Koh-i-Noor, questa è una spugna che diventa morbidissima all'acqua, ne ho un'altra in uso. Koh-i-Noor è più famoso questo brand per le spazzole, per il pulisci spazzole, insomma per i pettini, sono classici, storici, eccetera. All'inizio gli davo 2 lire, cioè me l'aveva suggerita la mia amica farmacista, mi ha detto prendila, ci capisce come me, la mia amica farmacista, cioè ci capisce di medicine ma non di skincare. Comunque l'ho fatta contenta e la presi. Effettivamente, è una confezione con due bustine. Io se trovassi metterei la foto, se trovassi così online qualche. Effettivamente, per togliere, sapete cosa? Per togliere bene, senza fare tanti passaggi,
il burro, l'olio struccante, cioè quello che noi facciamo come primo step della detersione, perché è una parte molto grassa. Allora, se stiamo lì a toglierlo con l'acqua soltanto, ci si impiega del tempo, perché non è il grasso e l'olio. Mamma mia, come sto andando veloce, che brava, senza mamma. L'acqua difficilmente toglie subito la parte oleosa, quindi ci aiutiamo col pannetto in microfibra, che poi bisogna risciacquare, risciacquare, risciacquare bene per ripassarlo ancora. Questo basta un passaggio di questa spugnetta e l'ho trovata molto, adesso è sporca. Io la risciacquo al momento che, ma sciocca, sporca un po' di macchie d'umidità, quindi la butto, ma ne ho un'altra e sinceramente quando finirò l'altra ne prenderò un'altra. Poi lascio per ultimo il make-up. Gli spazzolini interdentali, io preferisco, prendo il 5 di questo marchio che si chiama Tepe. Il 5 perché sono abbastanza grossetti, perché io ho tanto distanza. E questo prima dello spazzolino faccio questo. Non uso il filo interdentale perché, anche se sono stata abituata sin da piccola avendo zii e zie dentisti, a me, probabilmente non perché non sono capace, ma ho le gengive che possono diventare sensibili al filo interdentale, quindi non le uso, preferisco questi scovolini ed elimino il tutto, poi passo il mio spazzolino elettrico stupendo, stupendo di You Smile, eccezionale, e vado bene, questi li ricompro sempre. Ho finito un contorno occhi, non contorno occhi, un correttore, ne ho finiti diversi, un correttore Perfect Match, True Match à Corps Parfait, il numero l'N3, un po' giallino per me, non è esattamente quello che un colore, ma l'ho finito, è quasi agli sgoccioli, ce n'è un po', avrei potuto utilizzarlo perché utilizzando poco i fondotinta avrei potuto utilizzarlo, ma non mi è piaciuto tanto, forse una parte più, uno più chiaro, meno giallo l'avrei utilizzato più con piacere. Comunque, ho finito, ma sono travel size, non ne uso tantissimi questo marchio, il Professional di Benefit, per i pori da mettere qua, insomma, come primer siliconico, preferisco altri primer, non credo di ricomprare, forse se mi capita così un'altra travel size. Ma è difficile che io utilizzi un primer, però quando lo utilizzavo magari per una serata particolare o per essere a posto con il trucco, effettivamente, ecco, questa è una moto, ma non dipende da me. Va bene, insomma, questo non credo di ricomprarlo, non credo, poi dipende dalle pazzie al momento. Butto, perché ha tantissimo tempo, di Make Up Forever. Questo si ricorda Shanghai, sì, il full cover, ma non l'ho mai utilizzato come avevo. C'è ancora il prezzo. Madonna, cosa costavano? 350 yuan, credo 40 euro. No, tutto acqua. Mamma mia. Ah no, non lo trovo perché era in frigorifero. No, puzza, insomma, Make Up Forever, usavo tantissimo Make Up Forever quando ero a Shanghai. Adoro questo brand, ma adesso uso poco. E butto perché è finito uno dei mascara più carini, più infoltenti che abbia utilizzato della Yves Rocher. Il Feel Stronger secco, cioè scavando non c'è più, un ottimo mascara, adesso veramente di mascara non dovrei comprare assolutamente nulla, per cui non lo ricompro, non perché non mi sia piaciuto, ma non lo ricompro perché
ho tanti mascara da utilizzare. E quindi, e questo è sul finito. Ho fatto un trucco sul verde utilizzando la matita Olive Victoria Beckham, diamo nome e cognome, Charlotte, Victoria, Natasha, ma diamo nome e cognome, mica ci abbiamo mangiato pasta e fagioli insieme nello stesso piatto. Oh, pardon, questo non è da content creator. Comunque, ho questo trucco qua. Ho messo un po' di Natasha Denona, un po' il verde qui. Ho la matita contorno labbra naturale di Makeup Forever di sempre e un rossetto MAC che ha una tendenza in viola perché volevo richiamare il viola di questa collana. Va bene, grazie di avermi seguito fino a qui. Mi raccomando, ricordate quel tutorial che vi ho fatto sulla campanella. Per chi già mi segue, insomma, non ho, sono arrivata a 13.900 iscritti, ci cioè ho impiegato 11 anni, insomma, di duro lavoro. No, veramente no, non è questo. Però ricordate che la campanella deve essere anche, deve avere quel segno di avere tutte le notifiche. Ma insomma, vabbè, è così. Chi mi ama, mi segue e mi trova comunque perché io sono qua unica e rara. Baci e buona giornata e spero che cercherò di verificare l'uploading di questo video in maniera che non sia velocizzato. Diffondete il verbo che la prova costume sarà positiva.